Io ringrazio molto per questa bellissima opportunità che mi avete dato. È la prima volta che mi confronto col Centro Nazionale di Volontariato di Lucca, che direi per la mia ormai considerevole età ho visto nascere con la nostra grandissima, insomma, tutte le mandiamo un pensiero, immagino, Margherita Martini. Penso a nomi che sono stati evocati oggi, penso a Monsignor Nervo, a Bicocchi, a Nardigò, anche allo stesso Niccolò Liberi, che pure sono contenta che abbiate ripreso questo suo bellissimo intervento che ha fatto in un convegno che ho cercato di, insomma, organizzato a Roma il 24 giugno, a cui è venuta Maria Pia e la ringrazio molto per questo e anche Patrizio Petrucci, perché mi sembrava doveroso, come in questo momento voi lo sapete, lo saprete, penso, non so, mi auguro, perché sono grave che non sono abbastanza attiva sul territorio, e sono parlamentare europea e sono nella commissione, tra l'altro, del Parlamento che si occupa anche dell'anno Europa del Volontariato. E abbiamo fatto, tra l'altro, questo anno molte iniziative anche di audizioni, a proposito di ascolto. In Parlamento europeo, fra l'altro, è venuta anche una rappresentanza del Centro Europeo del Volontariato e in questo momento vicepresidente è proprio Razzano, presidente Razzano, che vi rappresenta anche a livello nazionale. Quindi è stata sono state delle occasioni di grande importanza. Perché? Perché, prima considerazione molto veloce, credo che oggi il Centro Nazionale Volontariato abbia una grande occasione, una grande opportunità, pur in questa dimensione di crisi. Non vorrei partire dalla crisi, poi ci arrivo anch'io, ma insomma partiamo intanto da quello che si può, si deve, si è in grado anche di fare. I volontari hanno una grande, io l'ho fatto nella mia vita, volontariato, l'ho rifatto anche in un periodo in cui non ho fatto politica, insomma, penso che nella vita delle persone ci sono dei cicli, no? Ed è bene che sia così, perché così si impara a essere persone umane e normali. E mi sono occupata molto di microcredito negli ultimi anni e ho visto come in realtà da quelle che sono le debolezze, le fragilità, le vulnerabilità, in realtà il volontariato intelligente, capace e attento sa fare punti di forza. Cioè io direi che c'è un elemento di forza, come si può dire, di essere in qualche modo, oggi si è detto tre parole che ho apprezzato: sentinella, difensore e la parola prossimità. Mi ritrovo in queste tre dimensioni del volontariato, ma c'è anche un elemento che mi pare molto importante, che è quello della capacità di includere e di innovare socialmente. Questa è una forza del volontariato che non vorrei che nel momento di difficoltà che viviamo tutti adesso, dico andiamo perché poi è una comune cultura, penso, a cui apparteniamo, di volontà di fare della solidarietà un elemento costitutivo di questo paese, di questa Europa, ecco che non perdiamo di vista il grande valore, secondo me non un valore aggiunto, non sopporto più questa parola valore aggiunto, un valore, punto, che il volontariato rappresenta se è fedele a se stesso e alla sua ispirazione. Credo che oggi, dicevo, il Centro Nazionale del Volontariato, che mi pare abbia chiarito anche visto partecipato a un gruppo in particolare, è stato molto ben riassunto come messaggio che è emerso. Il Centro Nazionale ha saputo in questi anni, certamente con tutte le difficoltà che poi ci sono nei corsi e ricorsi storici, interpretare questa volontà di essere fedele a un mandato che non era, mi ricordo quando nacque, non era di essere appunto né una super associazione né un luogo di rappresentanza. Ma un luogo di incontro, di scambio, di elaborazione, di anticipazione. Qualcuno l'ha detto nel gruppo, molto apprezzato, non so se è laggiù, ha detto cioè, noi siamo spesso nella quotidianità, no, dell'azione e nella quotidianità anche la quotidianità è anche una grande garanzia di adesione ai bisogni reali, non è un disvalore, c'è bisogno che il Centro Nazionale in qualche modo anticipi scenari perché tutto rischia di nascere già vecchio mentre lo pensiamo con questa accelerazione che c'è. Ecco, questo tema mi sembra importante. Seconda notazione, è molto interessante oggi avere un osservatorio europeo perché, e credo che questo sia un altro aspetto importante del Centro Nazionale. Voi vi chiamate Centro Nazionale, ma io ricordo molto bene quando nacque a Lucca la spinta per farlo diventare un centro internazionale, poi è nato il Centro Europeo. Questo è fondamentale, perché già allora si capiva che lo scambio, l'orizzonte non poteva essere soltanto quello nazionale, e oggi che la dimensione viene chiamata quella del glocal. No? Per cui l'immigrazione è la grande questione, se volete, le migrazioni sono una grande questione mondiale, ma poi hanno un impatto locale che ne fa diventare una questione da affrontare sia a
a quel livello, e si invoca continuamente l'Europa, qualche volta anche quando non è il caso, a sproposito, quando ci sono i guai si invoca, quando invece, e a livello locale però è una grande, come dire, sfida amministrativa, culturale, eccetera. Quindi cioè, ci sono dei temi, pensate al tema delle risorse, pensate al tema che oggi l'acqua piuttosto che il cibo diventano oggi le grandi questioni che sono nell'agenda europea, ma sono già da tempo nell'agenda anche di molte associazioni che hanno spesso anticipato, capito, perché hanno danno la garanzia alle istituzioni di avere questa capacità un po' profetica. Il volontariato deve mantenere questo, quindi si lavora nel locale ma con un occhio più globale, si anticipano spesso delle soluzioni e si fa molta innovazione sociale, ma si tiene conto spesso, sempre di questo dato dell'inclusione. Allora, dicevo, l'osservatorio europeo è interessante per alcuni versanti, anche il professor Rossi oggi l'ha accennato, ha fatto quella bella carrellata sulle diverse legislazioni in questo prezioso contributo che c'è in cartella. È molto interessante per me, insomma, che sono neoparlamentare europea, vedere per esempio come affrontano questi temi paesi di storica esperienza di volontariato e paesi, diciamo, del dopo 89, Ungheria piuttosto che Lettonia, piuttosto che Polonia, eccetera. C'è una grande richiesta, spesso non, a volte non espressa, di confrontarsi con noi. Infatti al mio convegno a Roma io ho invitato una collega ungherese, che tanto è stata ministro degli esteri, perciò un personaggio, ma che era assetata di confrontarsi su tematiche in cui, diciamolo pure, l'Italia, piuttosto che il Belgio, piuttosto che l'Inghilterra, piuttosto che la Francia, hanno sviluppato una storia di presenze nazionali e internazionali di cooperazione che sono straordinarie. E quindi io credo che un secondo livello di grande lavoro che può fare il Centro Nazionale Volontariato, che già lo fa, ma che è già inserito in questi circuiti, ma che potrebbe essere potrebbe avere un movimento ascendente, no? Le esperienze che vengono dal basso e discendente, nel senso di farne poi partecipi tutti, è quella di questo confronto, perché per esempio, guardate, voi parlate molto, poi ci arrivo velocemente, anche di, giustamente, risorse finanziarie per poter operare progetti eccetera, anche se io da ex assessore regionale vi dico che il progettificio rischia di essere anche una malattia. E io, guardate, non uscivo da, lo dico anche da ex assessore, non uscivo da questa contraddizione, non si possono direttamente finanziare le associazioni e dall'altra parte soltanto con i progetti, e i progetti sono spesso un modo per ottenere, insomma, ci capiamo. Penso che questo nodo vada anch'esso un po' più elaborato, perché nella logica delle cosiddette istituzioni della solidarietà, che erano la logica che erano un po' al fondo delle legislazioni di riforma dello Stato sociale, del 382, piuttosto che di altre leggi, eccetera, era proprio quella di cercare di uscire dal progettificio per arrivare ad un welfare integrato, dove soggetti, privato sociale, istituzionali e così via, capissero che c'è un profilo, secondo me, istituzionale, come disegna la Costituzione, né residuale né totale. E noi non è che siamo arrivati alla legislazione 91 italiana senza avere passato, io ricordo, anche dal punto di vista delle culture politiche, dei conflitti pazzeschi, e che forse altri paesi stanno conoscendo ora, in cui tutto ciò che era tutto l'intervento deve essere cioè tutto ciò che è pubblico deve essere gestito, no? Dall'istituzione pubblica. Questa era una cultura che esisteva. Abbiamo fatto tutti dei passi avanti e la legge sul volontariato è stata in qualche modo una delle leggi, non l'unica, che ha in qualche modo codificato che la diritto di cittadinanza delle formazioni sociali nella loro autonomia, solidarietà, eccetera, vanno riconosciute, vanno riconosciute il ruolo, vanno sostenute nella loro azione, anche se certamente non vanno poi assimilate o rese supplenti di un'azione che deve avere un profilo sempre istituzionale, perché, e questa è un'altra cosa fondamentale in Europa, il modello sociale europeo dovrebbe continuare a essere fedele a una logica che è quella del diritto della persona, della dignità della persona, dei doveri di solidarietà, ma anche del profilo dei diritti di cittadinanza e di, come dire, universalità dei servizi, con anche i livelli essenziali di cui abbiamo parlato nel gruppo, eccetera. Questo mi pare che stia un po' smarrendo, non soltanto in Italia ma anche in altri paesi europei, cioè la riduzione del welfare come uno dei modi per ridurre i costi, diciamo, in un momento di crisi, a mio giudizio è anche una miopia sociale, perché se è vera l'analisi che è stata fatta stamattina, non soltanto dai professori, che poveretti, io non vorrei proprio metterli tutti sul imputato, persone che comunque di questi tempi studiare su queste cose non è che faccia proprio fare grandi carriere in genere, ci sono anche, c'è da tenere conto anche di questo, signora Tripoli, ma anche da volontari, è che se è vero che oggi le nuove povertà
e che purtroppo convivono con le vecchie, no? Ma sono soprattutto relazionali, di accesso alle informazioni, di solitudini, di fragilità familiari e così via. Questo denuncia di per sé un'impotenza diciamo, dei paradigmi classici dei servizi o delle prestazioni, quando si dice le istituzioni locali fanno ricorso al volontariato come supplenza, attenzione, anche lì, da un lato è vero, c'è un utilizzo improprio, dall'altro c'è la consapevolezza dell'inadeguatezza di alcuni modelli di intervento. Allora dov'è la sfida oggi? Di una riforma che non è solo di quali nuovi luoghi o quali nuove possibilità o quali nuovi finanziamenti di volontariato, ma quale nuovo welfare ai tempi della riduzione delle risorse. Non può essere la cancellazione del welfare e non può essere nemmeno la supplenza del volontariato. Allora, io penso, non solo il CNV naturalmente, non è che sulle spalle del povero CNV metto tutte queste cose, però certamente noi abbiamo bisogno, tutti, guardate, non facciamo qui società civile e quella in civile, i politici e gli altri, gli amministratori e i ben pensati, no. Qui siamo tutti un po' smarriti e se ci fossero più occasioni, ma questa è una preziosissima, per incontrarsi a discutere serenamente di questo, al di là, perché questo può essere un luogo anche non neutro, ma sicuramente che cerca di interpretare il volontariato nel senso della convivenza e della comprensione reciproca, forse questo aiuterebbe a rielaborare un modello e non fare soltanto alternanze fra il tutto e il niente o il taglio lineare e il taglio verticale fra chi paga tutto e chi non paga nulla, eccetera eccetera. Penso che c'è un tema di equità, c'è un tema di accesso a quelle che sono le prestazioni e i servizi ineliminabili da una dimensione della dignità personale e c'è un tema di responsabilità naturalmente di tutti, eccetera. Quindi oggi siamo di fronte a un grande interrogativo. In Europa è molto interessante il fatto che questo anno viene dopo l'anno europeo della povertà. Guardate che l'anno per la povertà si è concluso con una piattaforma europea sulla povertà, per combattere la povertà e l'esclusione sociale, perché non c'è solo la povertà materiale, che ha dato degli indirizzi. Io ho visto la rappresentante della dottoressa del Ministero del Polidoria, che ho molto anche apprezzato il suo intervento che ha fatto oggi, ne è ben consapevole, ha dato anche degli indirizzi ai Stati membri. Guarda caso che è arrivata, sembra un paradosso, l'anno della povertà è esattamente nell'anno della maggiore crisi anche finanziaria e economica. Io penso però che alcune di queste cose non possono rimanere senza risposta. Faccio un esempio, ci sono dei modi di aiutare che aiuterebbero anche il volontariato a non far cose che non dovrebbe forse fare se non per scelta e non per vincolo di mandato, che è quello di una soglia della garanzia rispetto all'esclusione sociale e alla povertà che si chiama per esempio reddito minimo. In tutta Europa, in tutti i paesi europei ci sono forme di questo tipo e gli unici paesi in cui non c'è è l'Italia e la Grecia. E non mi pare che l'anno sulla povertà si sia concluso con qualcosa di più significativo che la social card. Questo è un tema su cui dobbiamo riflettere e non può essere questo un problema che vede aggravarsi su questo fronte le amministrazioni locali, i volontari eccetera e non capire che questo è un elemento non di costo ma di investimento sociale, perché questa era l'altra cosa che volevo accennare. A me pare che la miopia di certe politiche, anche europee, di alcuni paesi europei, non solo dell'Italia, siamo anche in buona compagnia talora, è quella di vedere che tagliando le spese sociali si fa un risparmio. Questa è una logica vecchia come non so che e che forse il tema è un altro. È come si spendono queste risorse, come si riorganizza la rete, come certamente va razionalizzato per esempio fra livello territoriale, locale, figurarsi, lo sappiamo perfettamente, come si fa un rapporto e come anche il volontariato può interloquire su questo, ha dei luoghi un po' in cui può esprimersi e fa anche un po' la sentinella e il garante degli ultimi. Faccio un esempio, nel momento in cui noi abbiamo una spesa sociale che tra l'altro nella media europea non è assolutamente alta, perché noi abbiamo avuto sempre storicamente più sulle pensioni, meno sui trasferimenti, noi abbiamo anche le spese per le politiche familiari che è la più bassa d'Europa. Allora anche questo è un elemento che dovrà essere tenuto conto, di cui dovrà essere tenuto conto. E penso che per esempio la vostra iniziativa che avete fatto a Firenze sul volontariato delle famiglie la ritengo un filone di riflessione interessantissimo. Esiste anche in Parlamento, abbiamo creato un gruppo, un intergruppo sulle politiche familiari europee e sarebbe molto interessante confrontarsi su questo tema con gli altri paesi, anche perché su questi temi spesso, su alcuni temi noi siamo sicuramente più avanti anche dal punto di vista dell'elaborazione, ma sul piano delle pratiche politiche purtroppo talvolta noi siamo invece un po' più indietro. Terza considerazione molto veloce, legislazione.
solo una battuta. Io vorrei rivendicare una cosa. La legge del 266 del 91 è stata una legge fondamentale, perché ha, come si è detto in quella relazione di Lipari, fatto uscire la clandestinità e il volontariato, ha dato dignità di riconoscimento. E ha aperto la strada ad altre leggi di cui forse ci dimentichiamo ogni tanto, quelle sulla cooperazione sociale, quelle sulle ONLUS, quello sulla di promozione sociale. Cioè, nell'originaria, vi ricordo ancora in discussione di allora, volontà di allora era di tenere, di ampliare quest'area, chiamiamola così, delle formazioni sociali riconosciute, ma mantenendo, no, delle distinzioni, non perché uno è più bravo e l'altro è meno bravo, ma perché sono vocazioni diverse e ruoli diversi. Probabilmente, però io non la metto come prospettiva quella di creare, come è stato detto pure con molta precisione, il quarto settore. Che non so, personalmente non andrei in quella direzione. Capisco però che alcune distinzioni, alcuni paletti e alcune verifiche probabilmente andrebbero fatte. Si diceva prima con la dottoressa Polidori che anche le regioni avrebbero il dovere, no, di fare le verifiche sulle condizioni di appartenenza, perché è chiaro, parliamoci, che nel momento in cui ci sono agevolazioni, riconoscimenti eccetera, è chiaro che la tentazione di inventarsi una realtà che non c'è è fortissima. Direi che su questo forse va fatta una, potrebbe essere interessante ricerca, che punto siamo su questa verifica, su questi monitoraggi previsti dalla legge. Quello che è interessante però è che è il rovesciamento che ha fatto Lipari nella relazione che ha fatto a Roma, provocatorio, ma secondo me non così astratto, e ha detto una cosa fondamentale, lui che era autore di quella legge, cioè a 20 anni da quella legge, vi dico che è stata importante, ma che ha creato dei rischi e dei vizi, e questo è vero, e dobbiamo essere onesti. Penso che per esempio quando lui dice forse più che la gratuità, più che il dovere, il dovere della gratuità, si deve rovesciare, e in tutte le realtà della nostra vita, della nostra espressione professionale, cittadinanza, recuperare la gratuità del doveroso, ovvero la dimensione della gratuità in cui c'è dentro il dono di sé. Cioè, secondo me qualcos'altro, però c'è anche la restituzione. Guarda, ormai non c'è più nessuno che dice grazie, ok. Allora, il senso della restituzione, penso per esempio alle associazioni delle persone che hanno avuto, delle famiglie o delle persone che hanno avuto dei problemi di salute, è molto al fondo di tante associazioni nel sociosanitario, ed è un elemento molto interessante, perché significa che si è consapevoli che non era un proprio diritto individuale, ma avendo avuto la possibilità, il dono, no, della guarigione, del superamento eccetera, si vuole restituire alla società, ed è una cosa straordinaria che crea legame sociale. Penso che questo tema della restituzione, io ho visto missionari partiti per restituire dopo che le loro famiglie erano state in emigrazione, avevano in qualche modo superato la loro crisi economica, sono tornati in Italia. Io ho conosciuto suore e religiosi e anche non religiosi che sono andati in quei paesi per restituire. È interessante, perché? Perché questo è il riconoscimento dell'altro, e non è solo la riconoscenza, ma c'è anche il riconoscimento dell'altro. I giovani, avete toccato un tema che è importante. Guardate, questo tema accomuna anche altre organizzazioni, non solo il volontariato. Di dire, i giovani dove sono? Lo diciamo noi politici? Lo dicono i sindacalisti? Lo dicono alcune importanti... Allora, le categorie, perché le categorie professionali se le stanno perdendo, no? I giovani con tutti... Allora, io penso che ci sia un tema... che ormai attraversa l'Europa e finalmente comincia leggermente a diventare un tema centrale dell'agenda politica, ma non abbastanza. È la prima generazione di giovani che vede le proprie talenti e le proprie opportunità, insomma, teoriche, che possono rimanere senza risposta, che pensano di star peggio dei loro padri e delle loro madri, e soprattutto che si vedono non riconosciuti nella loro possibilità di dare. Noi continuiamo a dire in società degli adulti che i giovani sono un problema, ma i nostri genitori non ci dicevano che noi eravamo un problema, ci dicevano che noi eravamo una grande risorsa, che eravamo una cosa fantastica. Io ho visto un incontro, scusate questa digressione, ma la voglio dire, mi ha colpito moltissimo, Università di Roma, potete immaginare, statale, potete immaginare quanti fossero favorevoli magari al Papa Giovanni Paolo II. Arriva Papa Giovanni II e noto che tutti gli adulti, rettore, professori, hanno parlato di sé e fra di loro. È arrivato il Papa Giovanni II e ha detto, primo, non si è rivolto a nessun professore, solo ai ragazzi, perché per loro l'università era dei ragazzi, e ha detto, cari studenti, primo, state facendo un'esperienza della vostra vita, fatela bene, responsabilità. Secondo, bellissimo, io mi aspetto molto da voi. Quanto oggi gli adulti dicono che si aspettano molto dai ragazzi?
Terzo, per fortuna ci siete voi. Questo è un discorso che gli adulti non fanno più ai giovani. In questa generazione, non so cosa è impazzito qualcosa, forse che gli adulti non vogliono più, continuano a sentirsi giovani all'infinito. E una ragazza ha detto una volta: ma ragazzi, io non sono una giovane, io sono un'adulta, mi vorreste riconoscere che sono un'adulta? Ecco. Allora io penso che ci sia da rimettere al centro di tutte le strategie, anche del volontariato, anche della politica, eccetera, non il problema dei giovani, ma di dire c'è una risorsa sprecata in questo momento, e soprattutto loro cosa pensano? Ascoltiamoli un momentino. Per esempio, un grande incontro con giovani che in qualche modo comunque si impegnano, c'è una certa sensibilità, eccetera, per dire: ma voi come lo vedreste? Perché non lo fate? Dove lo fate? In che situazione? Certo che non può essere soltanto il volontariato dell'advocacy, del social network in cui, come si diceva prima, si mette una firma o si fa un ragionamento virtuale, ma ci sono, guardate che non è solo questo, si inventano la vita questi ragazzi. Allora io penso che ci sia anche bisogno di un'educazione al volontariato, che non è necessariamente di venire nelle modalità e nelle organizzazioni e con gli stessi, come dire, riti che forse noi abbiamo interiorizzato. C'è qualcosa che non li attrae, ma se poi voi lanciate un tema importante, i ragazzi ci sono. Se sentono che c'è qualcosa, no? Una causa, ora c'è probabilmente un senso che può tornare al volontariato da quel movimento dei giovani, non aprire ai giovani nel senso di dire ci serve la nuova generazione, ma nel dire noi abbiamo bisogno della nuova generazione, perché le loro istanze probabilmente sono anche istanze che noi non ascoltiamo abbastanza. Lo dico a me stessa, perché sento che su questo c'è proprio una difficoltà di dialogo fra generazioni che non c'è stata probabilmente con la mia generazione da parte di chi prima di me. E chiudo dicendo questo: noi abbiamo un convitato di pietra in tutte le nostre discussioni, che sono i media. Non ne parliamo mai. Ma la comunicazione si interessa del volontariato? I media, compreso il servizio pubblico televisivo, lo dico con franchezza, dà qualche cosa per la quale c'è un riconoscimento? Guarda, tutti i contratti di servizio, cioè c'è scritto, no? Dare voce. Allora, il volontariato rischia di non avere una vera rappresentazione sociale, nel simbolico non si sta lavorando, come nell'educazione al volontariato nelle scuole. In molti paesi europei è obbligatorio, fa parte del curriculum, non è se c'è la professoressa sensibile o se non c'è, che un pezzo del curriculum dei ragazzi si costruisce in questo modo. Ma lanciamo una grande provocazione alla scuola: c'è una quota del curriculum che è piena autonomia della decisione curricolare a livello dell'autonomia scolastica. Ma perché so che voi, scusate, io lo dico come se fosse l'anno zero e mi scuso moltissimo, è che penso sempre che potremmo fare di più. So che voi già fate molto, perché so che c'è una sensibilizzazione dei docenti, degli insegnanti, è difficilissimo. Ma io trovo che nel momento in cui, e veramente chiudo, in Europa si sta ragionando su questo, per l'Europa del volontariato: primo, di rendere meno burocratici i bandi, eccetera; secondo, di considerare per esempio il lavoro del volontario una forma di cofinanziamento ai fini della partecipazione dei bandi, e cose pratiche di questo tipo. Uno dei temi che più mi appassiona è il riconoscimento delle competenze dei volontari, formalizzandole. Voi sapete che esistono competenze formali, informali e non formali nei curriculum europei. Queste competenze qua sono competenze che ormai, secondo me, sempre più, senza dirlo, anche i direttori personale, quando guardano il curriculum, le notano. Io, per esempio, adesso faccio una cosa partigianissima: se un ragazzo nella sua vita ha fatto volontariato, ha fatto lo scout, penso me lo guardo un occhio diverso rispetto a uno che non l'ha fatto, positivamente. Sarò parziale. Perché? Perché ritengo che abbia sviluppato delle competenze di cittadinanza solidale che sono oggi fondamentali in qualunque luogo di lavoro. Allora, il tema è: qual è la sfida? Che la cultura, la dimensione etica, la dimensione della gratuità, del dono, quello che sappiamo, della reciprocità, del riconoscimento dell'altro che non è un nemico, della relazione, devono ritornare ad essere, con un'alleanza molto forte a livello sociale, politico, istituzionale, una dimensione della cittadinanza e della democrazia in questo paese. Questa è la grande sfida. Guarda che non è che è un problema del volontariato, è un problema che non può a lungo resistere una società che in tutte le dimensioni nega questa dimensione, e poi invece soltanto il volontariato chiede di essere il piccolo luogo della gratuità. Non esiste, perché uno che evade le tasse è sleale nei confronti della comunità, cioè se anche fa un po' di volontariato da qualche soldo al povero. Oggi personalmente ritengo che sia molto meno accettabile di forse come era accettato prima. È il benevolo, si ruberà un po' allo Stato, ma non è lo Stato, è alla comunità.
Allora, l'educazione ai valori di cui il volontariato è sempre stato un interlocutore fondamentale è secondo me un'educazione che non è soltanto in funzione del welfare, è in funzione della democrazia di questo paese, che non si perda, che non si smarrisca, che non perda il suo significato, che non perda la sua identità e il suo valore. E credo che da questo punto di vista la prospettiva è molto più aperta di quanto sembri, non parliamo soltanto della crisi. Chiudo dicendo naturalmente che perché succeda questo ci vuole che ci sia poi una capacità di ascolto e di interlocuzione. Io non la sto vedendo molto, perché mi sembra che invece si pensi che ridurre la spesa sociale, come dicevo all'inizio, sia una questione di ridurre i costi. Allora, l'investimento sociale è come se quando noi parliamo di vedere i parametri del PIL, dicendo che il PIL deve avere dentro dei parametri che non sono soltanto quelli, chiamiamoli, della produttività in senso economico o finanziario, ma anche della produttività sociale, del benessere, dell'equilibrio fra le generazioni. E poi lo contraddiciamo subito quando la prima cosa che andiamo a tagliare, quando sento dire che si tagliano le pensioni di reversibilità, beh, qui vorrei che il volontariato, che un po' conosce la dimensione della povertà, delle donne in particolare, dicesse una parola. E allora, perché dico questo? Perché nel bipolarismo politico forse c'è necessità più di prima di qualche soggetto terzo che faccia da sentinella, che faccia da testimonianza, che alzi le... non parlo di CNV, non rappresenta, può essere chi racconta come stanno le cose, ascoltando molto voi. Ma io credo che in questo momento, da parte anche del mondo volontariato, ogni tanto ci sia un po' di silenzio, ma non contro qualcuno, ma a tutela degli interessi che vuole tutelare e della dignità della persona che vuole promuovere. Non è un problema di più o meno soldi, è un problema di rischio di smarrimento del significato, della dignità della persona, dell'universalità dei diritti. Noi abbiamo costruito con molta fatica, per dire, un sistema sanitario universalistico che oggi sta perdendo colpi rispetto. Dove sta scritto che l'incompatibilità è lì e non altrove? Forse abbiamo bisogno tutti di ripensare, non col pensiero unico, che dice che più si taglia lì e più si finanziarizza l'economia, tutto, abbiamo già visto. Paradossalmente sull'economia iperfinanziarizzata che ha dimenticato si sta provvedendo, in Europa abbiamo fatto in tempi brevi regole durissime, poi c'è anche Draghi che è andato lì, mi fa molto piacere. Forse dobbiamo capire che questo ragionamento va esteso anche ad altri campi in cui si sta perdendo il senso, e forse questo dà un valore anche a un'alleanza che non è soltanto a livello locale e nazionale, ma che deve essere anche di una riflessione anche in sede europea più forte. E penso che anche come paese abbiamo una storia, Lucca ha una storia, prima sono andata da Gemma Galgani, vado, perdo il treno, e mi ricordo, io mi chiamo anche Gemma per questo, perché mia nonna era devota a Gemma Galgani, non l'ho vista lì, dove sono segno del destino, no scherzo, e per pur di venire a Lucca, che è così bella, uno trova anche queste ragioni, ma è una cosa seria. Credo che noi abbiamo bisogno proprio di fare una riflessione su questo, che oggi c'è in realtà una concezione per la quale in qualche modo tagliare le risorse per il sociale significa ridurre l'assistenzialismo, e in realtà si creano molte più dipendenze, molte diseconomie, e si leva la volontà e l'autonomia della persona e la volontà della persona di avere quella base per poter tirar fuori anche la volontà di trovare invece delle soluzioni per la propria vita. Questo credo che sia il tema, e penso che questo sia anche il fondo di un ragionamento che non può rimanere soltanto nel rapporto fra volontariato e istituzioni, ma più ampio, in cui i volontari possono dare un grandissimo contributo. Oggi, alla fine di quest'anno, noi abbiamo detto anche con il professor Rossi e con altri interlocutori, sarebbe interessante promuovere a Bruxelles un confronto fra diverse, diciamo, paesi, per chiudere questo anno mettendo al centro quelle che sono le grandi questioni da portare alla Commissione europea, che dovrà fare poi un indirizzo con il Parlamento per il dopo, a conclusione dell'anno europeo. Il CNV può dare un grandissimo contributo in questa direzione, e io fin d'ora mi ritengo disposta a lavorare insieme. Grazie. Grazie.